Salve ragazzi, quest'oggi parlerò di un motore di ricerca. Non è Google, non è Bing, non è Yahoo, è Ecosia. Ecosia è un motore di ricerca ecologico perché compensa le emissioni di anidride carbonica emesse da Bing e Yahoo, dato che si appoggia su Bing e Yahoo. Vi faccio vedere un filmato così capirete meglio di cosa sto parlando. Immaginate di salvare la foresta pluviale solo facendo ricerche su internet. Non tutti sanno che le ricerche sul web provocano molte emissioni di CO2. I motori di ricerca sono alimentati da grandissime reti di server che consumano enormi quantità di energia. Allo stesso tempo guadagnano anche miliardi di dollari grazie alle pubblicità. Quindi perché i motori di ricerca non utilizzano i propri guadagni per restituire qualcosa all'ambiente? È giunto il momento di presentarvi Ecosia, il motore di ricerca ecologico. Come ogni altro motore di ricerca, Ecosia genera guadagni dai link sponsorizzati. Tuttavia, invece di infilarli nelle tasche degli investitori, Ecosia dona l'80% di questi profitti per un progetto di protezione delle foreste pluviali gestito dal WWF. Negli ultimi 50 anni metà della foresta pluviale è scomparsa e ogni anno viene bruciata o tagliata un'area più grande dell'Inghilterra. La deforestazione della foresta pluviale provoca il 20% delle emissioni globali di CO2. Quindi salvare la foresta pluviale significa anche salvare i polmoni del nostro pianeta e i milioni di specie che vi vivono. Grazie ad ogni ricerca con Ecosia potete aiutare a proteggere una parte della foresta pluviale senza spendere un centesimo. Utilizzando Ecosia contribuite quindi ogni giorno a salvare l'ambiente. Con poco potete fare molto. Quando effettuate ricerche con Ecosia, date un contributo significativo alla protezione di una parte della foresta pluviale, grande quasi quanto la Svizzera. Iniziate oggi a utilizzare Ecosia e renderete le vostre ricerche in rete ecologiche. Beh, diciamo che c'è poco da aggiungere. Nel video ho spiegato tutto. Il motore di ricerca, come ho detto, si appoggia a Bing, quindi mettiamo che cerco qualsiasi cosa. Computer. Si appoggia a Bing, ecco, immagini. All'inizio l'ho scambiato anche per Google, ma non è. Eccetera, eccetera, eccetera. Più Google, sì, anche ricerche su Google, però sì, lo rimanda su qua, quindi vi consiglio di lasciare qui. Questi sono i dollari, gli euro donati per le foreste più pluviali. Ora, il motore di ricerca potete anche installarlo in modo tale che non dovete per forza, insomma, aprire la pagina web. Potete fare la ricerca sempre su Chrome direttamente da qui. Potete fare clic qui su Installa e lui automaticamente vi darà le istruzioni per il vostro browser. Io Chrome, ma c'è Firefox, Explorer 6, 7, Opera, Safari o altro browser. Per Chrome è semplicissimo. Fate clic sulla chiave inglese, preferenze e impostazioni di base, default search, clicchi su gestisci e andate a cercare la pagina Ecosia, che adesso qui non ce l'ho, che sta qua, che sta sulla parte questa qui, e poi cliccatela, fate imposta come predefinito e lui a quel punto, quando fate una qualsiasi tipo di ricerca qui, sì, non questa purtroppo, allora, ricerca Ecosia e lui cerca automaticamente. Che poi ho trovato un trucchetto su Chrome. Se voi cercate per esempio con google.it computer, cerca su Google, oppure scrivo bing.it slash computer, no, non lo cerca su bing.it, ma su bing.com computer, ecco. Qualsiasi motore di ricerca lui, tranne Bing in italiano, non lo trova bene. Comunque, installatelo, qui ci sono tutte le informazioni sui proge il progetto della foresta pluviale e naturalmente il progetto della foresta pluviale come funziona? Con i link sponsorizzati, quindi mettiamo che voi cercate qualsiasi cosa. Ecco. Dai, che un server. Muore. Quindi mettiamo che cercate qualsiasi cosa, lui li mette qui. Allora, tutto immagini, vediamo un po' i link sponsorizzati dove sono.
attimino, anteprima immagine no. Ecco, questi sono gli annunci, che sono gli annunci sponsorizzati. Quindi cliccando qui io ho donato un microcentesimo per i cosi. Bene, questo è tutto. Al prossimo video, saluti a tutti.